Io innanzitutto ringrazio la VOLT perché da tanti anni collaboriamo e devo dire che siete grandi collaboratori e vorrei dire anche bravi collaboratori. La storia è la storia di Bruno Leoni, un parrucchiere che a 9 anni ha iniziato a fare questo lavoro come boccia barbiere. È stato un susseguirsi di situazioni che hanno portato oggi ad avere 3 saloni, avere 30 collaboratori e portare avanti questo lavoro che è il lavoro più bello che possa esistere al mondo, cioè la possibilità di cambiare la vita alle persone attraverso quello che è l'apparire, o oserei dire anche l'essere. Che ormai bene, sono due cose che secondo me non sono più così separate come prima, ma sono unite in un punto focale unico, cioè essere e apparire sono la stessa cosa. È un lavoro fatto di sinergie, di forza, di passione. Oserei dire che è fatto soprattutto di grande passione, come tutti i miei collaboratori, che sono tutti ragazzi che vengono preparati regolarmente con tante riunioni, tanti corsi, dove possiamo farli crescere in un modo esponenziale per poi dare al cliente sempre quella risposta che il cliente chiede, cioè uscire di qua sorridente. La tua attività nasce nel... 1980, quindi stiamo parlando di tantissimi anni fa. Gli anni sono passati, ma non è venuto a mancare né l'entusiasmo né la passione. Esattamente un anno fa circa ho presentato questo libro, che è il libro sulla mia storia, il libro sulla mia vita. Abbiamo appunto chiamato La Forge del Lavoro. Qui ho raccontato tutte le mie esperienze, tutta la mia storia personale e tutti i soldi che vengono raccolti, praticamente il libro viene venduto a 14,50 €, vanno all'associazione Giuliana Cerretti, un'associazione che si occupa di regalare le parrucche alle persone che purtroppo devono passare attraverso il reparto di oncologia. Questa parrucca viene data a titolo gratuito, mentre tutto il servizio che viene fatto dalla rasatura, il trucco, insegnargli a farsi le sopracciglia, perché poi perdono le sopracciglia e tutte queste cose, sono praticamente servizi che noi facciamo gratuitamente all'interno dei nostri saloni. Questa è una cosa che ci rende fieri di fare questo lavoro, perché riusciamo a fare qualcosa di bello e di importante per persone in questo momento che magari non stanno bene. Questo è un pensiero molto, molto importante che ci fa piacere sempre sentire. Adesso entriamo di più nel merito della tua passione, perché comunque questa qui è stata, e lo è tuttora, una realtà che è in crescita, è una realtà che comunque ha iniziato dal piccolo, vero Bruno? Allora, cosa ci puoi raccontare di questa stupenda impresa che hai realizzato? Ho iniziato con il primo salone da solo nel 1980, mi ricordo ancora il 5 agosto 1980, da lì poi è stato un susseguirsi di cambiamenti, di miglioramenti, di crescita, poi dopo 13 anni praticamente ho aperto un altro salone e dopo altrettanti 13 anni siamo arrivati che eravamo praticamente in 11 e mi ricordo sempre che nel periodo di Natale ci siamo trovati che con il negozio strapieno e colava l'acqua dei muri da gran che c'era umidità all'interno del salone e siamo andati alla ricerca di aprire questa nuova realtà che poi è stata chiamata Leon e non più Leoni, questa realtà molto interessante dove praticamente nel 2007 abbiamo aperto questo centro di 1000 metri quadri. Un centro che oltretutto è cambiato anche il ruolo all'interno, non più solo parrucchiere, ma abbiamo cominciato a parlare anche di estetica, abbiamo cominciato a parlare di tante altre cose e da qui è nato questo nuovo modo di pensare che ci ha portato poi, dopo un anno, ad aprire un dermospa con LPG, aprire un altro salone sempre a Morvegno per poi aprire un altro a Sondrio. E oggi siamo in procinto di aprire un altro salone a Chiavenna. Questo è il nostro modo di pensare. Ho avuto la grande fortuna di coinvolgere la moglie, la figlia più grande che è estetista e si occupa anche di tutto quello che è il campo ayurvedico, l'altra figlia più piccola che si occupa e fa la parrucchiera a Sondrio con mio nipote Gabriele, che gestiscono il salone a Sondrio. Abbiamo poi una socia nell'altro salone che si chiama Jessica. E anche lì portiamo avanti questa mentalità di far sì che la cliente possa uscire, come dicevo prima, sempre sorridente e con qualcosa di diverso rispetto a quello che trova normalmente in chi fa questo lavoro sicuramente bene, ma probabilmente manca quella marcia che è quella di dare al cliente. Questo tuo ultimo pensiero possiamo usarlo anche come tua massima per la vita? Ma diciamo che nella vita l'obiettivo finale è sempre quello iniziale,
io tutte le mattine mi alzo e dico sempre una parola molto importante: io voglio, io posso, e se non posso, devo. E questo mi ha insegnato che bisogna guardare la vita in un modo diverso. Quindi il ricercare continuamente, leggendo libri piuttosto che facendo corsi anche con degli psicologi piuttosto che, ti insegna che la vita è fatta di tante cose, cose belle, cose meno belle e cose brutte. L'importante è prendere e affrontare tutte queste cose sempre allo stesso modo, con quel io voglio, io posso. Bruno, hai avuto una grande forza di volontà, una grande determinazione che ti sta portando ad avere dei grandi risultati in un'era di cambiamento. Cosa ti senti dire in merito? Il futuro che vediamo sicuramente non possiamo dire che sia roseo. È un futuro dove sembra di essere, secondo me, in guerra dove tutti i giorni dobbiamo combattere una battaglia. È scontato che le battaglie esistono per far sì che qualcuno sia un vincitore, quindi pensare sempre con un pensiero positivo a dire voglio vincere in questa battaglia, questo è ed è far parte della vita di tutti noi quotidianamente. In conclusione di questa nostra intervista biografica, chiamiamola così, conosciamo Bruno Leoni finalmente in questa stupenda realtà di Morbegno. Hai qualche messaggio da dire ai nostri social spettatori in merito alla tua professione, in merito alla tua vita, in merito alla tua passione e in merito soprattutto alle tue esperienze? Ma ultimamente ho fatto un corso molto bello dove ho imparato un'altra cosa, perché essendo una persona molto curiosa ogni giorno impara qualcosa, ogni giorno cerco di migliorare qualcosa. Ho imparato questo: non esistono giuste risposte o sbagliate. Esistono domande giuste o domande sbagliate. L'importante è farsi sempre delle domande. Dove vuoi andare? Con chi vuoi andare? E perché ci vuoi andare? Abbiamo la fortuna di fare il lavoro più bello che esiste al mondo. E questo sicuramente è quello che ci manda avanti quotidianamente a dire possiamo solo continuare a crederci. Perché credendoci si può fare tanto. E io credo che adesso ho appena iniziato, di conseguenza, nonostante i miei 57 anni, però intendo ancora avanti per qualche anno. Perché veramente, credetemi, io mi diverto a fare questo lavoro. Per me è diventato un gioco.